Onorevole, grande attenzione su questa problematica che preoccupa non poco la comunità cilentana e non solo, però testimonianza questa mattina, c'è, cioè, come dire, grande attenzione da parte vostra e naturalmente dell'ANAS. Vabbè, voglio ringraziare il capo compartimento dell'ANAS, l'ingegnere Montesano, che sta vigilando attentamente sulla problematica e ha garantito anche massima soluzione in tempi stretti. Logicamente ci vogliono i tempi tecnici, lo sta seguendo anche il ministro Salvini, stamattina ho sentito il ministro. Ci siamo confrontati anche sulla problematica. Purtroppo la situazione è reale, si parlava giorni addietro di un percorso alternato, intanto non è possibile, hanno fatto già è possibile riaprirlo, perché c'è stata una prova che hanno fatto qualche settimana fa, in 3 ore è sceso di 1 centimetro la parte del, poi logicamente sarà l'ingegnere a spiegarvi un po' l'aspetto tecnico. Io voglio ringraziare a voi che informate il territorio, specialmente in questo particolare momento, i ragazzi che devono andare a scuola, chi deve raggiungere Vallo della Lucania, però l'unica cosa, siamo in una botte di ferro perché abbiamo ANAS, c'è anche il consorzio, c'è l'impresa Infratec assegnataria per gli interventi.